Amici di Milanello, ben ritrovati sul nostro canale YouTube dedicato ai colori rossoneri. Milanello con un secondo video di giornata dopo il primo di questa mattina che vi invito ad andare a vedere, in cui approfondiamo a 360 gradi il calciomercato con le risposte alle vostre domande nella consueta rubrica del weekend Milanello risponde. Avete toccato tanti temi, soprattutto il calciomercato, ma anche campo, situazione, intrigo, Ragnik. E non solo, quindi andate a vederlo, credo che insomma ne valga la pena. Adesso voglio però aggiornarvi su quella che è stata la giornata e il format delle notizie. Oggi sono 5 notizie. Prima vi ricordo però come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ai 12.000 che l'hanno già fatto, chiedo di pazientare qualche secondo, basta cliccare qui, accendete anche la campanella così vi arrivano le notifiche live. Lo dico anche agli iscritti che magari non vedono le notifiche perché non hanno acceso la campanella. E così non vedono appunto il video in anteprima. Tanti scrivono anche primo, quando sono per primi, i primi a vederlo, insomma, qualcosa di simpatico, curioso. Ricordando che ne mancano due alla fine del campionato, il Milan giocherà poi mercoledì contro la Samp e non è ancora ufficiale, ma dovrebbe essere poi sabato sera, forse, mi dicono, il giorno poi dell'ultima partita di campionato. Deve essere fatto ancora il calendario. Ma vediamo un po' come vanno le prossime partite, anche per una questione di giocare insieme le squadre che hanno gli stessi obiettivi. Dovrebbe essere però sabato sera la partita, nonostante il Milan giochi mercoledì, avrebbe appunto poco tempo. Teorema questo di Conte. Veniamo però alle notizie che interessano in ambito mercato. Innanzitutto la prima riguarda un giocatore che al Milan è stato una meteora, che nel frattempo è andato in altre squadre, quest'anno nell'Herenveen dove ha giocato pochissimo, grande delusione, parliamo di Halilovic, giocatore che era stato paragonato a Messi, lo ricorderete, è arrivato qualche anno fa, è andato via abbastanza subito in prestito, ultimamente nell'ultima stagione appunto all'Herenveen, risulta che il Benfica ci stia facendo un pensierino, non so se per fare un piacere al procuratore, perché ci crede davvero, o per comunque un nome che in passato è stato abbastanza importante. Comunque il Benfica potrebbe prenderlo l'anno prossimo, il Milan potrebbe risparmiare una parte di ingaggio, visto che quest'anno ha partecipato comunque all'ingaggio del giocatore, che purtroppo è libero paga ancora fino al 2021. Quindi risparmio dell'ingaggio, non so se riuscirebbe a monetizzare o lo dà in prestito, andando poi a perderlo a zero, visto che scade il contratto, ci può stare, o magari un paio di milioncini che tutto sommato non guastano. Un risparmio maggiore invece il Milan potrebbe ricavarlo dalla seconda notizia che avevamo già in parte comunicato qualche mese fa, diversi mesi fa, perché avevamo orecchiato qualcosa in questo senso. A Torino risulta che la prima scelta di Urbano Cairo per la prossima stagione sia Marco Giampaolo. Il collegamento sorge automatico perché Giampaolo ha ancora 2 anni di contratto, oltre a questo altri 2 anni di contratto, 2 milioni di euro a stagione, quindi deve percepire dal Milan ancora circa 8 milioni di euro. Se si accasa, come crediamo, quest'estate al Torino, il Milan risparmia questi 8 milioni di euro. Dopodiché, in questi casi, visto che non andrà a prendere 2 milioni di euro a stagione, non escludo che il suo procuratore chieda una piccola buonuscita al Milan per andare a coprire un po' la parte di ingaggio che il Torino non gli riconoscerà. Ma spero che Giampaolo, per come è andata l'avventura, insomma, eviti questo e ne esca da gentiluomo. Comunque per il Milan potrebbe essere davvero un tesoretto importante. Se risparmia 8 milioni di euro, insomma, iniziano a essere dei soldini interessanti. Speriamo e facciamo tutti insieme il tifo per Giampaolo al Torino. Si merita un'altra chance, secondo me non era un allenatore da buttare, anzi, ma il Milan per diversi motivi non è riuscito a imporsi. La terza notizia, prima di parlare del mercato in entrata, riguarda Cancelanoglu, perché nei giorni scorsi c'era stata la notizia della Gazzetta dello Sport che aveva detto che il giocatore vuole tornare in Germania. Cancelanoglu poi a stretto giro di posta aveva smentito proprio su Instagram, fake news, anche il procuratore l'aveva smentito. Noi avevamo ipotizzato un rinnovo del contratto tra settembre e ottobre, inizio della prossima stagione, perché scade nel 2021. Quindi non quest'estate ma la prossima, per non perderlo a zero, per ovviamente confermarlo, essendo un punto forte del Milan. Ci sono stati in settimana dei contatti telefonici tra Maldini e il suo procuratore. L'idea è quella di incontrarsi per allungare il contratto oltre il 2021 e per poi
ovviamente riconoscergli un aumento, visto che insomma sta facendo bene. Funziona così, purtroppo, per fortuna loro dei giocatori. Quindi a Cancelanoglu resta un punto fermo del Milan. Veniamo poi alle notizie in entrata. Tra l'altro, oggi c'è anche un video dell'Avvocato del Diavolo sul possibile 11 di Pioli della prossima stagione. Ne stiamo preparando altri, anche uno con il nostro esperto di calciomercato Tiziano Palmieri. Uno lo farò io, però magari prima penso e farò un video sui tagli, mercato difesa, mercato centrocampo, mercato attacco, per capire poi come sarà l'11, configurandolo anche graficamente. La quarta notizia, nuovi contatti tra il Milan e il procuratore di Ricci, centrocampista dell'Empoli, che però deve fare i playoff, quindi l'affondo verrà fatto soltanto dopo i playoff di Serie B. Potrebbe arrivare dunque un altro centrocampista dall'Empoli dopo Benacer e Krunic. Benacer bene, Krunic non bene. Un giovane italiano voluto da Massara e da Maldini, che vogliono creare uno zoccolo duro italiano cercando di far prevalere la loro linea, mentre Moncada è un po' più esterofilo. Detto questo, insomma, c'è un centrocampista che piace. Mi chiedete spesso: ma italiani non arrivano, italiani non ne seguono. Ecco, Ricci è uno di questi, un giovane molto molto interessante che può arrivare al Milan per completare il reparto, per fare i primi passi in Serie A e per sperare poi di ritagliarsi uno spazio anche futuro, chissà, un giorno da titolare. L'ultima notizia riguarda invece un altro giocatore che è uno dei principali obiettivi del Milan, che ha accelerato nell'ultima settimana. Ed è proprio Emerson Royal, difensore destro, terzino destro del Betis, 3 gol e 4 assist quest'anno, ma come sapete di proprietà del Barcellona, lo sapete perché siete molto ben informati. Ora, c'è un problema, infatti, il Barcellona lo ha d'accordo, lo ha dato in prestito anche per la prossima stagione al Betis. Il Milan lo vuole subito, quindi d'accordo, da contratto con il Betis. Se il Barcellona lo cede subito, deve riconoscere come sorta di premio di valorizzazione al Betis 9 milioni di euro. Capite quindi che la valutazione diventa un po' importante. Conferme dalla Spagna ci dicono che il Barcellona lo valuta 30-32 milioni di euro, cifra, mi permetto di dire, eccessiva. Il Milan è arrivato a 20 milioni di euro. Quindi c'è ancora una forbice piuttosto elevata di 10-12 milioni di euro. In parte potrebbe essere coperta da dei bonus, però mi sembra che al momento le parti siano ancora un po' troppo lontane. Per questo escludo che ci sia una fumata bianca questa settimana. Siamo di fatto in una fase piuttosto interlocutoria del mercato, ancora primordiale. Il Milan non lo accantona, aspetta che quello che oggi è bianco diventi grigio e poi magari diventi anche nero. In questa fase normale le squadre che devono vendere non cedono. E siamo all'inizio di una battaglia a scacchi, però Emerson Royal piace molto. Attenzione perché però di fronte a queste difficoltà economiche il Milan potrebbe ritornare su Dumfries, che di fatto costa anche meno rispetto alla richiesta appunto del Barcellona. Il PSV chiede meno soldi, 25 milioni, e quindi il Milan deve fare una scelta tra due terzini che spingono molto. Personalmente preferisco Dumfries, che vede anche un po' di più la porta e che mi sembra abbia dei margini superiori. Credo che uno dei due arriverà, c'è sempre un'altra soluzione italiana della quale magari vi parlerò in uno dei prossimi video. Però il Milan si sta muovendo appunto con la Spagna, con il Barcellona e devo dire che poi si può risolvere come, credo, ragionando a voce alta insieme a voi. Sostanzialmente il Barcellona potrebbe dare un altro giocatore in prestito al Betis per l'anno prossimo, il Betis così rinuncerebbe ai 9 milioni di euro, il prezzo da 32 milioni scenderebbe a 23-24 milioni. E devo dire che a quel punto trovare l'accordo, se si parte da 20 di offerta, sarebbe abbastanza automatico e immediato. Però il mercato cambia sempre, quindi in questa fase non c'è ancora la fumata bianca, siamo alla fumata grigia. Devo dire che il Milan comunque ha anche delle alternative, Dumfries su tutti. Forse potrebbe essere anche la prima scelta, non escludo che queste voci continue su Emerson siano state fatte circolare ad arte per mettere fretta al PSV, per abbassare le richieste. Per appunto la cessione dell'olandese Dumfries, che è capitano anche del PSV, che fa più gol e più assist, seppur in un campionato sicuramente meno difficile rispetto a quello della Liga dove ha giocato appunto Emerson. Queste le 5 notizie. Scrivete nei commenti che cosa ne pensate. Vi invito anche a vedere gli altri video di giornata. L'avvocato del diavolo, il piccolo Simone per Milanello Baby, mettetevi tanti like, ci tiene. Anche qui mi raccomando, il pollice in su come direbbe Simone. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, cliccate qui, non vi perdete nulla. Siamo 12.000, stasera credo che saremo 12.000. Faremo
stiamo viaggiando 1000 settimane, voglio che questa community diventi sempre più importante e ricca. Arriviamo insieme ai 20.000, magari per fine agosto, sarebbe troppo, chissà, non poniamoci limiti. Un abbraccio, un saluto, iscrivetevi, basta cliccare qui ed è gratis. Ciao!